Allora, in occasione della presentazione della squadra, la nuova squadra per l'anno, diciamo, agonistico per l'Air Basket Termoli, Luigi Marinelli, che è il nuovo tecnico, lo conosciamo anche esso oggi e ci fa piacere. Allora, coach, come, diciamo, ha già iniziato questa avventura termolese? Buongiorno e grazie per avermi accolto qui a Termoli, in questo bellissimo posto, nonostante oggi, diciamo, non è un granché per via del tempo e del vento soprattutto. E niente, abbiamo la prima cosa che abbiamo fatto oggi è quella di riunirci al palazzetto, al Pala Sabetta. I ragazzi hanno col preparatore fisico hanno fatto dei test e poi noi abbiamo fatto una prima parte solo di attivazione, di conoscenza tra i ragazzi e niente, abbiamo preso confidenza di nuovo con il pallone. Devo dire, è un gruppo che oggi continuerà non ad allenarsi, ma si allenerà a tavola e quindi faranno un po' squadra con i tifosi, con la società e tra di loro. Bene, quindi si inizia un'avventura. Per lei questa avventura in C-Gold non è una novità? No, ho fatto già la C forse un po' di anni fa, a Cerignola, vincendo il campionato regionale il primo anno. Il secondo anno abbiamo rivinto il campionato e poi siamo andati in promozione in Serie B. Quindi poi ci sono stati degli anni che ho fatto la Serie B tra Cerignola, Bisceglie e Ischia e quindi, diciamo, ritorniamo in questa avventura, in questa bella avventura con una società, tra l'altro con il presidente che è un amico, avendo giocato anche contro negli anni passati. Quindi qualcosa di Termoli e della dirigenza, certo, conosceva, quindi non è venuta a scatola chiusa? Assolutamente no, essendo poi della provincia di Foggia, quindi siamo, diciamo, abbastanza vicini, quindi comunque Termoli la conosco cestisticamente parlando e anche non. Chiaramente, come mi ha detto poc'anzi, oggi ha cominciato a conoscere i nuovi, ma i lavori stanno ancora portando avanti, visto che considerate che il campionato non è da qui a pochi giorni, ma c'è tempo per poter allestire una buona squadra. Che intenzioni c'è quest'anno nella squadra di andare a fare un campionato? In che senso? In quale situazione? Ma credo che la squadra alla fine dovrà ancora terminare per quanto riguarda il roster, probabilmente non so se lo faremo subito o più in là, sicuramente quello è di un campionato di vertice. C'è tempo, non sappiamo ancora la data di inizio del campionato, se è l'8 o il 15 di ottobre, e diciamo d'ora in avanti dobbiamo gettare le basi per quello che sarà l'inizio e per la stagione. Bene, mister coach, io sempre faccio la confusione, mister coach, ma comunque non è l'unico, sono in buona compagnia. Coach, allora che le devo dire? In bocca al lupo, buon lavoro, e che lavoro ce n'è da fare ancora tanto, però siamo già a un buon inizio, quindi siamo sulla buona strada. Vive il lupo e grazie, forza Air!